Ciao ragazze, benvenute sul canale. Allora, oggi recensione veloce veloce di due prodotti per il contorno occhi. Vi voglio parlare del siero contorno occhi alla portulaca e dell'olio contorno occhi di Remedia. Allora, il brand Remedia lo trovate sul sito di Macro Librarsi, io li ho acquistati lì entrambi. E sono stata molto 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 incuriosita nel provare questi prodotti dopo aver letto delle recensioni molto positive su un blog di una ragazza. In più poi sono andata sul sito di Macro Librarsi, ho letto varie recensioni tutte positive, allora ho deciso di acquistarli e di utilizzarli in combo, poi vi spiego meglio come. Allora, vi parlo nello specifico del siero contorno occhi. Allora, questo siero ha la particolarità di contenere nel tappo, sotto il tappo, questi semini, che sono dei semini appunto di portulaca. Io questi li darò direttamente a mio padre, ci penserà lui, perché io non ho assolutamente il pollice verde, quindi non so quello che potrei combinare. Allora, questo è un siero da 15 ml, viene 15 euro, contiene al suo interno appunto, all'interno del prodotto diciamo, l'estratto della pianta di portulaca, che è una pianta ricca di omega 3, vitamina A, vitamina C e preziosi minerali. Non contiene oli essenziali, quindi è adatto per chi ha contorno occhi particolarmente sensibile, e in più contiene delle varie acque aromatiche, tra cui l'acqua aromatica di salvia, lavanda, rosa damascena, rosa canina, portulaca appunto, poi c'è l'equiseto, cicoria mi sembra, e basta, insomma, comunque contiene numerosi estratti. È un contorno occhi rigenerante, decongestionante, compattante, e al suo interno anche un estratto di fiore di Bach. Si presenta come consistenza, che io adesso non vi posso far vedere perché è terminato, proprio totalmente terminato. È una gelatina più che un gel, perché è un gel molto denso, quasi la consistenza di una marmellata, se proprio devo, per farvi capire. E pensavo che non fosse abbastanza idratante, essendo un gel contorno occhi, che una volta asciugato magari mi seccasse ancora di più la zona. Non è questo il caso, devo dire che è un gel, per essere un gel contorno occhi, è molto idratante. Fra parentesi, ci sono state molte creme contorno occhi che mi hanno seccato di più il contorno occhi che questo gel, quindi non è detto che magari un gel contorno occhi è assolutamente meno idratante di una crema, assolutamente no, e questo caso insomma lo conferma. L'unica cosa che io ultimamente ho il contorno occhi un pochino secco, soprattutto sulla parte inferiore e laterale. Quindi al mattino lo utilizzavo mettendo sì uno strato di gel, poi dopo una goccina poca di olio, per far sì proprio che rimanesse un pochino più idratante. In quel caso non avevo proprio il contorno occhi unto, avevo il contorno occhi leggermente più idratato. In questo modo, usandolo in questo modo, mi sono trovata bene. Poi vi parlo dell'olio. Allora, l'olio contorno occhi, io ho il formato da 10 ml, viene 10 euro, però esiste anche il formato da 30 ml, viene 20 euro, quindi è più conveniente. Però devo dire che a me questo qui mi è durato tantissimo, quindi vi posso consigliare di utilizzarlo tranquillamente, questo da 10 ml. È utile per aiutare la pelle a distendersi e rilassarsi, contiene olio di jojoba e di cartamo, oliolito di fiordaliso, rosa canina, olio essenziale di legno di rosa, di finocchio e di camomilla, quindi questo contiene oli essenziali. Lenisce, idrata la pelle, la nutre in profondità e la distende. Ha davvero un effetto distensivo, infatti io lo utilizzavo la sera, mi trovavo davvero davvero bene. Devo dire che questo olio è consigliato anche per chi ne ha bisogno, lo può utilizzare anche sul resto del viso. Io no, perché ho comunque sia una pelle grassa. L'ho utilizzato un paio di volte sul viso facendo dei massaggi al viso a mia madre, e devo dire che mi è piaciuto molto come consistenza. È un olio leggero, molto liquido, ha la consistenza leggermente giallina, non mi è rimasto niente, volevo farvi vedere qualcosa ma non è proprio rimasto niente. Come profumazione è pressoché inesistente, così come il gel, non hanno grandi profumazioni. Io la sera lo utilizzavo però mettendo sempre alla base, diciamo, del contorno occhi un velo di gel, in modo da umettare di più la zona del contorno occhi, renderla
bagnata e poi sopra andavo ad applicare una goccia per occhio di olio contorno occhi e mi trovavo benissimo. Comunque sia al mattino avevo proprio il contorno occhi rilassato, ben disteso, decongestionato. Quindi devo dire che mi sono trovata bene con questi due prodotti, però utilizzandoli in combo sia al mattino che alla sera. Al mattino meno olio e più gel, la sera più olio e meno gel, insomma. E devo dire che mi sono trovata bene. Non sono prodotti che io reputo top, cioè proprio buonissimi, top, i migliori al mondo che ho provato finora. No, però devo dire che sono degli ottimi prodotti, contengono degli estratti ottimi, fanno il loro dovere, lo fanno bene. Mi è piaciuta anche la consistenza del gel, l'olio, insomma. Poi il marchio Remedia è un marchio che ha una filosofia che mi piace davvero tanto. Quindi se posso ve li consiglio assolutamente questi due prodotti. Bene ragazze, noi ci vediamo al prossimo video e vi saluto tutte quante, un bacione, ciao ciao!